Ciao a tutti, buonasera. Le costellazioni si sono unite per farmi fare uno svuota la spesa MD. È tanto che non giro svuota la spesa per mancanza di tempo, insomma, mancanza di tempo nel girare lo svuota la spesa, che quando si arriva si mette via, eccetera. Ecco, è venerdì, dicevo, ho finito di lavorare, sono passata da MD perché non avevo, sostanzialmente ho finito gli yogurt greco. Sapete, se mi seguite, che non vado sempre solo in un posto, diciamo che ho i miei must per alcune cose. Ovviamente cerco di privilegiare dove abbiamo i buoni pasto, perché appunto l'azienda di Alessandro gli dà i buoni pasto, però non sempre i buoni pasto vengono presi e francamente MD per alcune cose è molto molto conveniente. Tra l'altro ho trovato una bella offerta sugli yogurt greco, motivo per il quale sono andata, quindi benvenga. Allora, non ho preso molta verdura perché è arrivato un pacco dalla Sicilia dei genitori di Alessandro, quindi utilizzeremo quella perché non si spreca nulla. 1,89 euro. Ho preso una testa di sedano per il minestrone che preparerò domenica. Poi ho preso 1,09 euro l'una. Ho controllato le scadenze perché c'erano sperando per loro che non le buttino, però c'era tutta una scatola di pasta sfoglia light Vivo Meglio in scadenza il 26 di febbraio, quindi anche no, queste hanno scadenza tra una ventina di giorni, anche se le farò prima. Ne ho prese 4 perché adesso siamo un po' nel mood della simil focaccia di Recco, che tra l'altro io ho visto da una ragazza che seguo, Vittoria Gervasio, ultra light, però devo dire che è un salva cena, salva pranzo, a seconda di quando si fa, se nel weekend, eccetera, o la preparo alla o eccetera, o la preparo la domenica nel meal prep e nella settimana ce la troviamo fatta da scaldare tra lunedì e giovedì, e bene o male il meal prep è sacrosanto, soprattutto per non mangiare schifezze, nel senso che comunque il primo modo per mangiare bene è prepararsi le cose. Devo dire che 1,09 euro questa pasta sfoglia light, meno 30% di grassi in meno, è un buon prezzo. Le hanno aumentucchiate abbastanza, anche quella di, come si chiama? Quella di Unes, che io la trovavo a 1,49 euro, se non vado errato me l'hanno portata quasi a 2 euro, 1,89 eccetera. 1,09 euro ci è piaciuto molto, ne ho prese 4 proprio perché credo che una faremo una simil focaccia di Recco molto rivisitata, con formaggio ultra light eccetera, e queste due vediamo. Sapete che le paste sfoglie sono un must. Poi 1,89 euro per la sottoscritta, mi sono presa 2 confezioni di pane Vivo Meglio ai 4 cereali in scadenza avanti, ma non ho problematiche perché per me a colazione è sacrosanto, e devo dire che in questi giorni è vero che sono nel molto mood porridge, però mi piace anche molto alternare e questa è una delle varie opzioni che ho. E preferisco molto di più questa tipologia alle fette biscottate. Non è che io non le mangi, però questo mi dà più soddisfazione con marmellata, burro d'arachidi, eccetera, delle varie opzioni che ho. 1,89 euro, molto molto conveniente rispetto a certi altri prezzi, perché alla Unes questo sta a 3,79 euro, praticamente più del doppio. Quindi ne ho prese due, scadenza lunga, ottimo. 2,29 euro, piccola integrazione rotolotto perché stiamo andando un po' sotto col sole, ma non avevo voglia di fare giri girontoli. Piccola integrazione perché abbiamo cominciato l'ultimo, almeno ho tamponato la cosa. 3,29 euro, 3 mozzarelle fior di latte, latte italiano della Reggia, sempre. Non ho preso il maxi pacchettone, al momento va bene questo. Queste qui, poi 1,69 euro in offerta, o 79, no, 69 per me. Ho preso l'arrosto di petto di pollo senza glutine, 120 grammi, ottimo, come quantità prezzo, due scadenze avanti, quindi li mangerò prima.
Oh, è tornato 1,99 euro. È tornato. Ho ripreso dopo tantissimo tempo l'albume perché voglio ricominciare a farmi un po' i pancake proteici, che è una vita che non mi faccio, un po' proprio per cambiare. Sono in una fase che il porridge non vorrei che tra un po' mi uscisse dalle orecchie, come dire. E quindi mi sono ripresa questo e farò i pancakes proteici, che se mi seguite sapete bene o male come li faccio. Nel caso, fatemi sapere se potenzialmente potrebbe interessarvi una videoricetta o su Instagram, insomma, in qualcuno dei miei social. Allora, sono andata per l'appunto per lo yogurt, il mio amatissimo yogurt magro 100% latte italiano, questo è quello non greco ma tradizionale, bianco senza nulla, 2,39 euro. Me l'hanno aumentato di 40 centesimi perché costava 1,99 euro, ma rimane comunque sempre molto conveniente perché tenete in considerazione che è 1 chilo. Ovviamente li metterò in ordine di scadenza, ma tendenzialmente io mangio più o meno uno yogurt barra due al giorno, dipende se faccio anche uno snack. Quindi la Lido, scusate, MD, bene o male, ha ancora dei prezzi gestibili e questo è molto molto conveniente. A me piace molto la linea Malga Paradiso. Hanno anche tante altre cose super fat che noi non guardiamo, ma questo ci piace molto. Non ho guardato tutti gli altri gusti con troppi zuccheri, cose, lo prendo bianco e va bene così. Poi c'era in offerta della Kalos solo lo yogurt al caffè 0% di grassi, lo yogurt al cocco all'1,8% di grassi. Al di là della percentuale dei grassi, a me lo yogurt greco al cocco proprio non mi sconfinfera, come si suol dire. Allora, che hanno scadenza lunga, ma tanto mangiandone uno al giorno non ho problemi, c'era l'offerta di due yogurt greco a 1,49 euro più o meno, quindi sostanzialmente 75 centesimi l'uno. Ho preso 6 yogurt greco Kalos al caffè, 4, 6, quindi buonissima offerta. Cioè, questa spesa al Carrefour avrei speso almeno il doppio. Poi ho preso i senza lattosio 0,95, questi qua, yogurt greco Kalos, ma bianco magro senza lattosio tradizionale, ne ho presi 3, ok, non ne avevo praticamente più. Poi mi sono presa 2,49 euro Kalos yogurt greco bianco magro, la confezione grossa da mezzo chilo. Adesso li metterò chiaramente in ordine di scadenza. Ho preso 1,89 euro, 99, non mi ricordo, la Nutricotta. Dove sei? Cosa fai? Dove vai? Ricotta ad alto contenuto proteico, 1,79 euro. Questa qui sfoglia eccetera nelle preparazioni. Quando trovo questa utilizzo questa, la Unes tendenzialmente prendo quella del Unes Confronta Risparmia, che molto spesso in offerta a 99 centesimi, ma questa qui del caseificio Pini, quando la trovo la prendo. Poi ho curiosicchiato, basta, nel reparto di Lady Venezia non c'era nulla di sieroso. Da un lato, tra virgolette, meno male, così non sono stata tentata e continuo i miei vari usi, però mi sono concessa due regalonzoli, tutto a 1,99 euro. Sono stata brava perché l'ultima spesa MD che non vi avevo fatto vedere bene o male similare a questa. Mi ero presa la cipria e il siero ristrutturante notte che sto utilizzando, che dovreste aver visto. La cipria di Lady Venezia, 1,99 euro, non l'ho ancora cominciata, ne parleremo, perché sto utilizzando, se mi seguite lo sapete, la cipria di Shiglam, di cui parleremo. Mi sono presa Makeup Fixer, fissatore trucco, 100 ml, Lady Venezia, 1,99 euro, io li uso, ho detto, questo è sicuramente una cosa da prendere. Mi sono presa 1,99 euro Lashes on Fleek Lady Venezia mascara extra volume, ragazze e ragazzi, o soprattutto ragazze, o comunque chiunque utilizzi il mascara, mi incuriosiva. Cioè, visto quanto io mi sono trovata bene con il siero, l'acido ialuronico e botulino vegetale, di cui vi ho fatto una testa quintupla, ho detto, proviamolo. C'erano tinte labbra, rimpolpante labbra,
non ho guardato nulla, ho cercato di puntare su due cosucce regalosine che comunque utilizzo e secondo me qui potrebbe venire un bel contenuto che interessa molte delle mie donzelle che mi seguono. E poi parleremo anche chiaramente della cipria che, appunto, come vi ho detto, non ve l'avevo fatta vedere in quella spesa che non ero riuscita a girare il video, però poi magari possiamo dedicare qualcosuccia a Lady Venezia, visto che qualche referenza in più stiamo cominciando a provarla. Non bastano mai, le cose low cost, però dai, ci accontentiamo e questo qui poi il fissante make-up lo mangio, 100 ml, 1,99 euro, top. Fatemi sapere se le avete provate, nel caso che cosa ne pensate. Nulla, metto via tutta questa spesuccia e vado avanti a fare le cose che devo fare. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciatemi un like di supporto e ricordate di seguirmi anche su Instagram, dove mi trovate come C4Kate, su TikTok, l'angolo di Kate, ovunque e ci vediamo alla prossima. Ciao!